Le vittorie di Atalanta-Juventus nei posticipi del lunedì mandano in archivio la prima giornata della Serie A 24-25. Allo stadio Via del Marte di Lecce basta mezza Atalanta per rifilare un poker ai salentini, 4-0 per la Dea con doppiette dei neoacquisti Brescianini e Retegui. Affer conferma che da anni la dirigenza nerazzurra non sbaglia una sessione di mercato, riuscendo sempre a rinforzare la squadra anche a costo di cessioni eccellenti. Quest'anno la compagine di Gasperini, se ci crede, può seriamente lottare per lo scudetto. L'Atalanta si è presentata a Lecce con solo 11 titolari, 2 cambi e tanti primavera in panchina, un'emergenza dovuta anche al mercato. Niente paura, bastano i due nuovi innesti, Bresciardini e Retegui, a fondare i padroni di casa in 57 minuti, un autentico botta e risposta tra loro. Juventus tutto facile contro il Como 3-0, ottimo esordio per Thiago Motta sulla panchina bianconera, l'ex tecnico del Bologna azzecca le scelte e piega un Como che è ancora molto lontano dall'essere una squadra contro la vecchia signora. Al di là dei limiti dei Lombardi è stata una bella Juve, un team sempre più arricchito dalla Next Gen. La novità di giornata è il ventenne attaccante Mangula che alla 23esima spacca il match. Cosa ci ha detto questa prima di campionato? Ha confermato una tendenza storica, e cioè che nei primi turni della Serie A le sorprese sono più frequenti, sia perché le medio-piccole partono forte, sia perché le cosiddette big sono incomplete.